Buongiorno, siamo qui a commentare la partita, non la partita di andata della Palamano Serie A femminile che vede la pallamano Cassano in casa incontrare il Mezzo Corona. Ripetiamo per la nona partita di andata della Serie A femminile. E quindi ci troviamo. Ok, quindi possiamo cominciare a dire a uh, enunciare quali sono le formazioni partendo dalla squadra ospite del Mezzocorona con il numero 1 la Widenhofer Helen numero 3 Terrana Enrica, numero 4 Gislimberti Aurora, mi scorderà qualcuno se commetto qualche errore, numero 8 Feig Luliana Daniela, numero 12 Pedron Elena, numero 16 Rassica Niki, numero 22 dalla Valle Luisa Vice Capitano, numero 23 Mazzucchi Arianna, numero 27 Verones Giada, numero 33 Italiano Leonora Capitano, numero 42 Widenhofer Giulia, numero 46 Pilati Marica, numero 82 Campestrini Anna Chiara. Abbiamo come allenatrice della squadra ospite della Mezzocorona Giovannini Sonia e adesso andiamo a enunciare quelle sono le giocatrici della Palamano Cassano che ospita il mezzocorona con numero 5 Ferrazzi Sofia, con numero 10 Montoli Gloria, numero 17 Cobianchi Michela, numero 19 Gozzi Giulia, numero 27 Laita Giulia, numero 30 Zanellini Sara, numero 35 Brogieva numero 46 Ponti Lise, numero 55 Barboso Bianca, numero 89 Milan Giulia, numero 92 Bertolino Nila, numero 98 Pedrazzi Diletta. Allenate da Onelli Salvatore. Quindi li vediamo al momento schierati in campo con palla in possesso del mezzocorona in completo giallo, pantaloncini blu. E abbiamo la squadra del Cassano Magnago che difende alla sinistra del teleschermo con uh, maglietta amaranto e pantaloncini neri. Anche questa è una partita che parte 0-0 ma dai sì sì mi, tro <ride> mi trovo non da solo perché avete sentito in questo momento il uh, cristiano bragioncano buonasera buonasera, buonasera buonasera ciao cristiano molto benvenuto cristiano benvenuto a te dai ormai ci siamo eh, ci siamo cioè, tutto, sta facendo 7000 cose cristiano quindi lo vedremo come uomo jolly che combina vedo un petazzi che mi sta entrando in campo non... No, ah, abbiamo mi fa una il diagonale tabellone, il tabellone che non, ha, non ah. è acceso, ok? Quindi stiamo vedendo. Che ovviamente, cioè in realtà, ecco, ecco. comunque la partita inizia: la partita in realtà inizia. non è acceso quello centrale perché quello laterale funziona. Okay. Va bene, quindi abbiamo che sui laterali abbiamo il punteggio e il minuti. Quindi siamo ovviamente 9 secondi all'inizio, come dicevamo, mezzo corona in attacco. E ecco, eccolo qua. Sta incominciando a funzionare anche il tabellone centrale quindi vediamo il mezzo bene, bene tutto a posto tutto a posto e quindi mezzo corone in attacco vediamo Cassano che si dispone pivot numero 82 scala terzino destro di centrare ma pare Nilla. il portiere parte subito il Cassano seconda fase Barbosu che scala su Michela cambia di direzione solo all'ala e va a segnare 1-0 per il Cassano al ah, 45esimo del primo minuto del primo tempo Cassano 1-0 adesso riparte Mezzocorona con la scalata a destra andiamo a sinistra vi abbiamo prima eh, enunciato che sono le giocatrici il numero 8 e centrale del Mezzocorona che fa Giuliana. che detta il gioco vediamo a questo punto c'è l'incrocio passaggio al centro terzino destro, cambio di direzione tercettato, esce Michela però Praticamente la palla viene ripresa la giocatrice in mezzo corona. Bello cambio direzione e subito il portiere Cassano ci mette una mano alla destra dell'incrocio, riparte il Cassano 1-0. Barboso centrale, Michelo Cobianchi destra, cambio direzione Cobianchi che va se non sbaglio con Ferrazzi che tira subito. Intercettata, adesso ritorna a mezzocorona. Siamo semplicemente 1,40. Un po' di spazio, ovviamente, subito sfruttato dal numero 8, il centrale del mezzocorona che sembra essere la giocatrice più temibile da quello che abbiamo visto fino a questo punto. Fa Giuliana, pari, 1 pari, 1,52. Eccoci qua, sì, abbiamo un attimo di tregua. Possiamo dire anche le giocatrici del Cassano che sono in campo. Abbiamo già detto Barboso centrale, Michelo Cobianchi a destra. Abbiamo pivot del Cassano, se non sbaglio Labroggi, mi sembra di sì, numero 35, esatto. Michela, scala Ferrazzi a destra, riparte, saranno 9 metri, uno pari. Adesso quindi vi diremo ancora doppio pivot in questo momento del Cassano con l'ala sinistra che scala. Bianca viene contrata, Barbosu e sarà a 9 metri. Riparte Cassano con situazione doppio pivot, passivo, un passaggio. Barbosu eh, subisce no, erano passati, numero di passaggi ammissibile sul sottopassivo possesso pallo a mezzo corona che è la prima possibilità di andare in vantaggio diciamo anche che è numero 82 terzino sinistro che è Campestrini Anna Chiara ecco riparte mezzo corona scala alla libera, non c'è spazio doppio pivot per un attimo riparte mezzo corona, entra nello spazio palo ed è rigore penso che l'arbitro di fondo abbia segnato il rigore sì, ha segnato rigore, nessuna sanzione per la giocatrice del Cassano. Quindi prima possibilità, tempo fermo: no, non è fermo. 3.26. Rigore, vediamo qui cosa farà Nila Bartolino. E eh, segna la giocatrice del Mezzocorona, e siamo quindi 2-1 per Mezzocorona, a 3.40. Eh sì, cominciato subito un po' in salita la partita della del Cassano che la partita bene poi dopo adesso vediamo abbiamo la Ferrazzi centrale esce il pivot che è situazione numero 35 abbiamo Michela Cobianchi che ora centrale scala Barboso cambia direzione pivot non riesce scarica la palla fallo 9 metri a favore del Cassano alla ah, libera la, però ritorna il passaggio Michela, cambio di direzione ancora su Barboso, palla bassa, eh, cerca di liberare il pivot ma non l'ha seguita. Il pivot e quindi ha lasciato la palla nell'area. Possibilità del 3-1 per il mezzo corona. Eh, C'è un po' di spazio e va subito a segnare mezzo corona. Si era visto che tra le, tre centra le due centrali del Cassano c'era un po' di spazio attaccante, va subito a Ferrazzi, Barboso perde palla Michela. È iniziata male la partita per il Cassano dopo 4 minuti sotto 3-1. Ora ci attacco, manovrato in il Corona ovviamente con due gol di vantaggio, a tutto interesse. Il numero 22 intanto vediamo all'ala sinistra del Corona che è dalla Valle Luisa, vice capitano. Sì, ci torna. Vediamo un po' Michela, un po' minaccioso sulla cambio di direzione libera l'ala, completamente libera e gol l'abbiamo chiamata e l'ala sinistra del mezzo corona ha subito realizzato un gol 4-1 ancora ferrazzi palo alla destra e subito il secondo gol dell'ala sinistra del Cassano che porta sul punteggio 4-2 palla al mezzo corona Eh sì, c'è stato un tiro sfortunato sul palo, sullo spigolo. È ritornata con una certa fortuna la, la palla all'ala del Cassano che ha realizzato il secondo gol. Ancora apre il gioco il mezzocorona sulla destra. Tiro subito uh, all'incrocio praticamente alla sinistra del portiere del Cassano. Molto bello questo tiro. Qua abbiamo un punteggio di 5-2 in questo momento, siamo appena al sesto minuto, non c'è nessun 9 metri, ritorna il Cassano. Mezzo corona, tante maglie gialle liberata, non si potrà far niente. Palo, eh, possesso palla del mezzo corona perché la palla è stata deviata dal portiere sul palo, dal palo fuori ovviamente. Mezzo corona riparte col, sul punteggio di 5-2. Partita molto veloce, c'è poco tempo. Ovviamente per adesso sta gestendo meglio il mezzocorona, cambio di direzione, risale l'ala. È uno schema. Adesso subito palo. E questa volta la palla è in possesso del Cassano. Che ha la possibilità di accorciare da 5 a 2-5 a 3. Vedremo. Ferrazzi, Barbosu. Michela sì, col suo tiro, palla destra, incrocia, tiro lento ma preciso che eh, sorprende sia il difensore che il portiere del Mezzocorona 5-3. 7 minuti primo tempo. Cassano deve ovviamente recuperare un po' perché soprattutto cominciando dalla difesa perché sul 5-3 possesso palla Mezzocorona deve prima cosa non far segnare Mezzocorona. Vediamo adesso il numero 8 va a destra, numero 4 libera il pivot ma la tiene brava, il difensore Cassano riesce a tenerla numero 35 e sarà, viene solamente richiamata <ride> ha detto che ha fatto il suo mestiere cioè quello di tenere il pivot ricordiamo il numero 3 Terrano Enrica della Mezzocorona vediamo, riparte Mezzocorona schema di partenza, tiro diagonale, portiere c'è riparte Cassano con la possibilità di andare dal meno 2-1, Michela, Barbosu, cambio direzione, Ferrazzi, ancora bu buona la difesa centrale, due minuti a una giocatrice del Mezzocorona per fallo su Ferrazzi che penso che sia stata presa alla gola, penso che sia il numero 3 del Mezzocorona, due minuti di penalità e quindi c'è superiorità numerica, Cassano che avrà... 6 giocatrici in movimento contro 5 giocatrici in difesa da Mezzocorona. Riparte Cassano: c'è una ghiotta occasione, dovrà almeno creare una buona superiorità con un buon giro palla. Michela Barbosu viene, eh, no, viene ovviamente sul passaggio. È uscita bene il difensore della Mezzocorona. Ancora a rischio Ferrazzi e va a primo angolo, incrocio. Non è una gran scalata, un gran movimento di palla del Cassano, ma il risultato è stato ottenuto. Creare uno spazio e terzino del Cassano è entrato e ha segnato 5-4. Vediamo come giocherà il Mezzocorona, il portiere è ancora in porta, non ci sarà quindi power play, quindi abbiamo 5 giocatrici in movimento del Mezzocorona contro 6 giocatrici in difesa del Cassano. Vediamo se sfrutterà questa opportunità il Cassano. Attacca mezzo corona, scarica ma ancora bellissima parata. Eh direi che Nila ha dato una bella mano. Fino sì, a qua, sì, eh, perché... sì, esatto. Quando c'era adesso abbiamo due giocatori in meno del mezzo corona che non sono tornate, Ottimo. assolutamente, infatti si era visto. Eh peccato. peccato. Numero 19 del Cassano che fa il suo primo errore, Gozzi Giulia e non so se è stata deviata il portiere del mezzo corona ma è andata sul palo è finita proprio sul palo basso Palo, tiro Peccato. lento, sembrava preciso era troppo preciso per il palo doveva essere un po' più preciso per il gol e il Cassano in quel momento era 6 contro 4 9 metri il Cassano gioca bene, però non era tornata la giocatrice del mezzocorona, essendo in inferiorità numerica c'erano 6 giocatrici del Cassano contro 4 del mezzocorona. Giusta scalata, servita la sinistra del Cassano che però non è riuscita a segnare. 5-4, tra 9 secondi rientra la giocatrice del mezzocorona. Vediamo scala Barbosu, prende la palla, va, va, va da sola, va da sola perché non c'è nessuna contropiede e Barbosu, va. gol 5 pari bella palla recuperata da Barbosu proprio nel momento in cui il Mezzocorona rientrava in parità numerica in infatti addirittura la giocatrice che stava rientrando si è vista passare da Barbosu davanti e non ha potuto fare niente perché doveva ancora fisicamente mettere piede in campo la parità dopo 10 minuti di gioco yes possesso palla Mezzocorona il Cassano era sotto di 3 gol non è male, doppio pivoto in Mezzocorona palla bassa si dovrà ripartire, non c'è non c'è movimento per ora da parte giocatrice mezzo corona, adesso numero 8 fa, cambia, eh, fa buona guardia però, Mo sì, molto, molto brava, con il rischio che si era abbassata la giocatrice della, del mezzo corona e magari eh, di fare un fallo ti... più grave, ma l'ha tenuta, l'ha controllata senza fare... Ecco, cambio di... Questo è uno schema, ecco ancora, le giocatrici sono Ferrazzi e Broggi che ovviamente, data loro anche... Capacità tecnica e loro mole fisica riescono meglio a controllare i giocatrici. Mezzo corno cambio di direzione. Pivolo non è servito. Palla alta, ma la tiene la giocatrice. una giravolta spaziale, giravolta, ma, proprio... ma dopo fallo, eh, dopo il fallo fatto Gigro d'acciaio Acciaio, era giravolta, metri, è arrivata, ma, ma c'era fallo. L'arbitro aveva fischiato prima, non poteva dare il vantaggio. Ecco subito: Va fuori, ancora, okay, nina, eh? ancora con la manina a destra, a pass passare via possibilità del Cassano di tornare in vantaggio e Cassano torna nuovamente nella metà campo del mezzo corona organizza il gioco bianca al centro yes abbiamo Brogi Pivot la vuole tra le due, le, na, due centrali Barboso arriva Ferrazzi va lì lascia la palla riesce Michela a recuperarlo Pivot oh, che passaggio grandissima ha fregato tre giocatrici della Mezzocorona. La Broggi addirittura dribblando una giocatrice che rientrava dall'area. Si è ricavato uno spazio perché ha, ha circonnavigato il giocatore eh, e sì, si è trovata bella libera. Ma è andata dalla parte giusta perché ce n'erano ne due eh, dall'altra no, parte. Ma da una parte trovavo tutto occupato. Di qua invece. infatti ovviamente è anche gioco con la giocatrice che rientra dall'area andare contro di lei perché ovviamente sarebbe rigore. però primo vantaggio del Cassano: 6 a 5. Cambio direzione alla devia. È bello questo tiro, ma non eh, è... Era ben preparato, sì, poi però l'esecuzione non è stata perfetta No, lo scopo era quello di eh, fregare il, il difensore, anche il portiere non è riuscito. Barboso, cambio. Ferrazzi, cambio di direzione, rigore. No, riga, riga. No, riga deve tornare la Ferrazzi, inferiorità eh, numerica del Cassano, che c'è la Ferrazzi che non ha tornata. Ecco, superiorità a sinistra si era visto, gol, subito nel mezzo corona. Vediamo la Ferrazzi com'è, è a posto, è lì a metà campo un po', poverina che sta cercando di riprendersi perché è stata una bella botta è andata a terra con la palla in mano ovviamente l'impatto col terreno non è bellissimo sì, tra l'altro la panchina del Cassano non è particolarmente lunga oggi per via della concomitanza della partita della, della A2 femminile quindi è anche bene è anche meglio che sì. insomma, preserviamo esatto Michela, mitina. cambio di direzione, Barboso, Uala, primo palo. Ma c'è, il portiere del mezzocorona c'è. c'è lì, sull manone sull'incrocio dei pali. E l'allenatrice del mezzocorona chiama time out sul possesso palla. 13 del primo tempo, e il punteggio di 6 pari. Beh, diciamo pari. una partita equilibrata fino a questo momento. Eh, sono sì. visto delle belle parate, anche il portiere del mezzocorona ha parato bene. E quindi, grazie al portiere Cassano, è riuscito a rientrare da un parziale 5 2. Se pari non è male, vediamo come va. Beh, insomma, ormai è mezzo tempo. Già passato ben... così? Eh sì, sono 13 Mannazza, 44, non quindi si si a... non si fa in tempo neanche a, a godersi un po' di partite. <ride> che arriva... No, direi che eh, do dopo una partenza un po', come dire, passo falso da parte sì, del Cassano, del Cassano sì. poi si è ripresa e adesso pare piuttosto equilibrata. Insomma, ha sì. fino Fino a questo momento c'è da dire che probabilmente c'è ancora una fase di studio, eh, nonostante siamo passati già a 13. Sì, anche perché ovviamente stanno vedendo le difese, si stanno assestando come quali sono i giocatori più pericolosi, gli stessi portieri stanno mettendo diciamo, a punto in modo di tirare delle attaccanti più pericolosi avversarie, e quindi è tutto effettivamente una fase di studio. Ad ogni modo, 6 a 6 riprendiamo a giocare. Yes, ci siamo quasi braccia alzate dal tavolo. Vediamo un attimino. Controllo. In mezzo da centrocampo si eh dà sì, l'arbitro. Partiamo ripate. da lì: sei pari, possesso palla. Mezzocorona 13-48. Del primo tempo, effettivamente, come diceva Cristiano, metà tempo se n'è andato, non siamo neanche accorti. E quindi diamo. Abbiamo adesso riparte mezzo corona, l'ala tenta di risalire ma è tenuta, scala la palla, non c'è spazio da quella parte, di nuovo cambia il centrale, diagonale, vediamo ancora, attenzione, Ferrazzi tiene, contiene la numero 4 della mezzo corona che è Gislin berti Aurora, scala l'ala libera. Ma bello, bello. cambio direzione, Fre rigore. Prega tutti, non Nila, ma, non ma, eh, Nile, ma purtroppo il difensore aveva due per era Zanellini. interferito sì, il numero 20? Zanellini, il, Zanellini, La super Zanellini. Zanellini costretta ad accomodarsi Quindi è 30, Zanellini minuti. Sara, se non sbaglio. Eh sì. Tutto pronto allora, vediamo un po'. Su questo rigore eh no, eh sì! Eh sì invece. Eh sì, invece. Palla, palla dolce del numero 89. Ma sembrava stamparsi o sulla traversa. è chiaro, la Gislimberti Aurora, molto invece... braccio molto dolce, che bello. bello. Che bel gol, veramente sì, un bel sì. gesto tecnico. Brava. E' notato una giovincella del Cassano, la numero 89. Milan. La Super Milan. Giulia Milan all'ala. Milan Giulia, già un bel cognome diciamo effettivamente adesso vediamo il Cassano che si dispone anche perché l'allenatore del Cassano, visto le disponibilità della panchina dovrà ruotarle al meglio le giocatrici perché non avendo tanti cambi, Michela, cambio di direzione ancora Ferrazzi, eh sì eh, ma, però centrale sì, il tiro è troppo centrale, ha detto anticipo tutti, infatti il difensore non ha fatto tempo, 7 sempre 6 per mezzo Corona possibilità di più due Ah, però eh, sì. Il per passaggio sì, che fa. Sì, era bello cioè, il passaggio. il tiro e poi passa. No, sì, ma non è che Palla un bella, due. Infatti una, ha fatto un. Di rovescio, giusto? Diciamo. il effettivamente era di rovescio. Che era l'obiettivo, liberare il pivot. Che era al di là del difensore, ma un leggermente alto. Il pivot è riuscito a toccarla, ma non a controllarla. ritorna al possesso palla al Cassano, che deve muoversi un po' di più. Ti devo dire, Cristiano, eh perché sì. le vedo un po' statiche. Sono un po' statiche. Yes. Vabbè, intanto arriva Eva Brogi, scambia con Michela, risiede esatto. Bianca. Ancora Ferrazzi. Ferrazzi. Beh, adesso, adesso parte la scalata. Bello. Primo palo, bravo. Brava Bianca Barbosu che ha visto lo spazio. Era in power play, Luca, perché il portiere è entrato. A manetta, assolutamente. Quindi segnare in inferiorità numerica, no, cioè non era in inferiorità numerica. Ma ecco, oh, sì, sì, oh. sì, 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 guarda un po'. Cara Eva, te, eh, infatti, ce l'ha, c'è Michela che gli dice, Eva, ma. Dove stavi andando? Cosa stavi pensando? Mi stavi traslando a sinistra? Vabbè quando... però, è stato talmente repentino il cambio di direzione. Sì Ho che... capito, però, ovviamente Michele aveva mollato. Ha detto adesso, questa è tua. Ciao, invece, non, non era, era proprio su, così, non era, così. non era proprio così. Vabbè, ma Eva gli ha detto, ero lì che stavo pensando e adesso starò un po' più attento. Stavo va bene. pensando giustamente che avrei dovuto... <ride> che avrei dovuto essere un metro a destra. Ma, ma eh, mentre ho pensato... Eh, la Barbosu perde eh la palla. Sì, eh sì. La Barbosu perde la palla e la consegna al Mezzocorona che ha la possibilità di andare sul più due. L'idea era buona perché doveva liberare l'ala sinistra libera, ma... La, non, ha, non è riuscito a tenere il controllo della palla e quindi nulla di fatto 7 a 8. Ancora possibilità per il mezzo corona di allungare ulteriormente. Vediamo. Yes, vediamo il Cassiano cosa potrà fare rotazione dei terzini. E va libero. Perde il pivo da palla. Attenzione, fallo grave della giocatrice. E... Eh, si sì, si è vista che ha voltato là come una pelle di stracchino la giocatrice <ride> del Cassano effettivamente la è caduta 3. come un sacco di patate Quindi, <ride> no, ma perché beh, non se l'aspettava non perché... se l'aspettava beh diciamo che se ti fa un fallo così non è che proprio cerchi di stare in piedi no insomma già che mai preso già che mi preso mi perdo gli appoggi come dire è eh certo è un po' come il jiu jitsu se, se tu spingi io vado giù esatto <ride> certamente non sto a fare non sto lì a dire a cercare <ride> a cercare di far forza contraria visto che l'hai fatto io mi Cerco di prendermi quello che l'opportunità mi dà, dice in questo caso. L'arbitro di fondo era lì, ha detto due minuti alla giocatrice del mezzo corona numero 3. che ha detto: Ma non ho fatto un gran fallo. <ride> sì, è vero, però un po' più di attenzione almeno nel cercare di tenere in piedi la giocatrice avversaria. Possibilità del Cassano per l'otto pari, 18 minuti. 17, Vediamo 17,35 in questo momento esatto. quindi Stiamo giusto sistemando il tempo. <ride> Io vedo e <ride> mi partono, mi cambiano eh, no. No. Eh, è vero. delle cose eccezionali. Ah. Bello il tiro peccato che è uno di quegli sport in cui bisogna prendere la porta. Se non la eh. prendi è difficile. Che fai? Ah, ahimè, è uno di quei eh, sport di... con la porta. Quindi. Sì, esatto. Ci sono degli sport che hanno una porta che non devi prendere, va bene tutto fuori. Questa ma no. anche mm. Chukbol, che <ride> non è una vera e propria porta, comunque la devi Vabbè, prendere. No... La devi prendere, esatto. Quindi è buona regola cercare sempre di tirare tra i pali. Adesso si ascolterà la telecronica. Poi ti Dopo riderà, ti cerchi, ti ma recupererà, recupererà, non c'è problema, perché è un, è un momento in cui si può fare un errore. Fallo intanto sulla giocatrice numero 8 del mezzocorona. Che è la più diciamo pericolosa, quella che gestisce le compagne di squadra ai terzini. Adesso parte da terzino destro. Vediamo un po': cambia, mh, profonda. Abbiamo mi è entrata un'altra un giovincella la Montoli. Mi sembra sì, mi è entrata la Montoli come sì, terza accetta, da destra. Oh, sì. Cambia direzione 82, allora. nostra, ma se lo crea. Ma c'è lì Brava. il portiere del Castello. Bravi tutti e due. Sì, pezzo. bravo tutti e due perché. Ovviamente la giocatrice del mezzo corona a fumarsi, difensore del Cassano. Eccola, si sì. ah, ha non che rinuncia. Eh, no, eh. È giusto, è corretto. Eh, sì, Devo rinunciato. dire che un po' di vantaggio ce l'avevo. se puntava i 6 eh, mezzi. però le due precedenti non erano andate sì, bene. Esatto. Probabilmente non se le sarebbe sì, esatto Ho detto: Voglio un po' più di spazio. Voglio più spazio. Eccola lì, ecco. No, no, no. adesso c'è Bianca che stai da spazio. Puoi dai eh, dai, Michela, c'era libero a destra. Michela era eh. libera. Zanellini, quando se la sentiva di entrare nel frattempo. Vorrei... Eh, ma si era capito che ah, eh. eh, l'ultima del mezzo corona diciamo. chiudeva, si era eh, capito, sì. quindi era logico scalare in quel caso lì, che è lo scopo della scalata, liberare sì, la... Insomma, da qua poi è facile, è facile, eh, è sì, sì è... Devi, devi decidere una frazione di secondo, eh, lei sì. ha visto per un attimo lo spazio tra i due giocatori, dice, mi infilo lì, peccato che si, avesse già chiuso la difesa quando lei è entrata. Quindi sfondamento, vediamo un e po'. Da un po' di tempo che siamo fermi. Su Eccolo lì, 8, che eh. bello, ma ancora. Barbosu mi lancia chi? Mi lancia Montoli, la... Montoli. Montoli, Panion e abbiamo un bello otto pari. Montoli c'è un'andatura che sembra sempre che vada a passeggiare a fare praticamente lo shopping. ho detto Vado a fare shopping, guardo le vetrine e poi Panion. In suo modo, sì, di ma lei lo so. Realtà. Molto elegante, molto, come dire, molto elegante. distinta. Eh. È distinta, è la signora che sta andando. Ah, il pa, eh, passaggio no, era sul eh, piede, sì, ma era sul piede della giocatrice. Sul pivot ah, era 9 metri. Forse c'era il fallo, va bene. No, 8 pari, 82 scala. Ancora alla libera, però bene, non c'è spazio. E eh adesso c'è la barbosa di là. Eh. Cannonata della terzi, del terzino del coso, vediamo Nila. che cosa. Chi ha visto? È un po' lunga, ci va oh. ancora. Chi è? L'ala la, del Cassano, Gozzi, la Gozzi, Gozzi. Gozzi. Nila si fida perché sa che Gozzi è piccolina ma decisa. Era molto in vantaggio il difensore del mezzocorona, che era anche molto più alto. Peccato che era in ritardo di Py mezzi e quindi eh, eh, 9-8 per il Cassano così ridendo e scherzando ci è andato via due terzi del ah, primo siamo tempo siamo rimasti su 7-8 per un bel po' poi esatto. si è sbloccato eh. si è sbloccato. ben chiaro che mettendo anche la Montoli centrale sì, la Montoli centrale mi libera una Barboso di là che vedi come è molto aggressiva la Barboso quindi c'è un vantaggio oh. ah, molto bello questo tiro un semieleta a destra della giocatrice del Mezzocorona 9 pari molto bello il gesto tecnico 9-9, ma... mi è entrata una bella centrale nuova, Stiamo la 46 su... del Cassano, eh, sì. mi è entrata la Ponti, Ponti-Lisa Ponti Lisa. andiamo con le rotazioni ovviamente per dare un po' di fiato anche alle giocatrici del Cassano in questo caso è, andato a Ca è la Michela Cobianchi, abbiamo come pivot abbiamo la Montoli, belle queste rotazioni, mi piacciono Ah no, abbiamo è che, è che oh, mi va. Oh, Zanellini! Eh, ma eh Zanellini, devo dirgli una seconda no, volta. Oggi che sta, è ancora eh, uno sport riuscendo. che bisogna prendere. È strano perché normalmente ha una, una percentuale molto te alta. Lo dico adesso che nel secondo tempo lei tutto quello che c'è. Eh, il pivot! Bello, bello, Bellissimo! Bello bello, 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 bello. Bello, bello, bello. Questo gesto tecnico lo dobbiamo assolutamente apprezzare. Quindi abbiamo la Ferrazzi fuori. Cambio di direzione mi entra Ponti. Ponti. Eh va in seconda fase, mezzo corona, ma la Barboso abbiamo detto che fa tutto quello che deve fare. Molto brava, bel recuperi di palla della ah, Bianca no. Barboso e time out del Cassano 22-24, 19, mezzo corona. Prima era 9-8, 8-7-9-8-19 e quindi è un bella eh, diciamo una bella altalena. Eh, c'è un po' di lamentele sì. dalla panchina per, questa, per questo un po di eh, fallo nel quale insomma sembrava ci fosse un fallo ai danni di Lisa Ponti, poi certo. non, non fischiato. Beh, insomma, ma eh, l'arbitro era a mezzo metro, detto. il contatto c'è stato ma non tale da rilevare un non fallo. Sufficiente. Mollami. Insomma, eh, siamo ancora ben qua insomma. però cazzo. Però vedi, no, abbiamo fatto 8-7, 9-8 per il Cassano, 19 per il mezzo Corona. È veramente un cinema, bello. Sono divertendo, abbiamo visto anche dei bei gesti tecnici, ricordiamo quel tiro del terzino a mezzo corona a mezza altezza palo, molto bello. Quei bei pallonetti, quella bella entrata. No, si sono visti dei bei gesti, mi è piaciuto molto il passaggio al pivot, ah, che si, pivot. Si bellissimo il bellissimo. passaggio al volo, quasi al volo. Assolutamente che mi è entrato, lì è stato veramente molto bello. A, mi è piaciuta anche la vena agonistica della Barboso che ovviamente incita le compagne a recuperare i bei palloni. Sia l'ala che quando era seconda da sinistra, quando c'era il passaggio al terzino destro della mezzocorona, intercettava molto bene, ha lanciato. Una volta è andata da solo in contropiede, l'altra volta ha lanciato l'ala che era andata. Quindi abbiamo Broggi come terzino sinistro adesso, quindi riposa la Ferrazzi. Montoli che mi esce, quindi mi piace il giocatore pivot che va a fare terzino. Barboso cambia. Ripartiamo. A si sposta, si sposta Montoli, cerca di prendere palla. Se ne va oh, Barbotti. Eh, sì, eh, oh, oh, eh, sì, è peccato bene Eh, si, contratta bene. Brave 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 le brava. giocatrici in Mezzocorona perché lo spazio c'era, però la giocatrice di Mezzocorona ha ritardato eh, il passaggio spazi, eh, sì. e quindi non ha dato tempo all'ala, doppio pivot del Cassano. Che mi va su con un tiro Tanto telefonato. È a terra la... sì, da, sì. Giulia Gozzi. Si, sì, era lì che passava, ha detto. Va bene, quindi il Cassano non riesce ad agganciare Mezzocorona con questo attacco e adesso è Mezzocorona che ha possibilità di andare sul più due al ventitresimo primo tempo. Adesso abbiamo la Barboso che difende seconda da destra. Tutto un cambiamento qua. Bisogna stargli attento perché c'è l'allenatore che sta divertendo. Mm. Le sta ruotando anche per vedere che effetto si ha sulle giocatrici. Per vedere. Ecco l'ala. Sì, esatto riparte appesso un momento vediamo se se un passivo, non è passivo è bello e ma la tiene pivot, la tiene brava, la Montoli la Montoli la tiene col fisico ha detto, anche brava a lasciare andare al momento assolutamente giusto. se no erano due minuti pivot che va ma c'è la manina la oh, manina ma... passivo e eh, il pivot eh, eh sì giusto ci poteva no attenzione no gol, è gol l'arbitro ha dato gol ha dato gol perché c'era difesa in aria del Cassano, ha dato vantaggio alla giocatrice Mezzocorona, due, due gol di vantaggio del Mezzocorona 11-9. Barboso a destra abbiamo ponti numero 46 se non sbaglio centrale, sì, Miece la Montoli per iniziare lo schema scarica. Abbiamo, ecco lì. Barboso, viene. Pivot, c'è poco spazio all'ala, non riusciamo a avere quella velocità giusta. Eh, serve il pivot molto male, è andata la non Barboso per salire, finta, eh, dava voleva fare voleva alzare la palla, non è riuscita, ha detto la do il pivot percato che l'ha lasciata male. Vediamo un po'. Possibilità del più 3 del mezzo a 5 minuti dalla fine. Abbiamo adesso il numero 8, mezzo corona che parte da sinistra. Abbiamo le tre centrali che si cambiano molto spesso. Le tre centrali a mezzo corona, numero 4, la numero 8, e il terzino destro in questo momento. Alla risale schema di partenza. Va il numero 8 che va a cambia direzione. Brava! A fare brava, i cambi vediamo, di vediamo chi, chi va, l'ho vista. Bellissima. Eh, Giulia Paniona, sì. Era, aveva direi tre metri di vantaggio sulle, sui difensori a mezzo corona. Siamo Gozzi, Gozzi, Gozzi segna 10-11 10-11 E ma Anila lo sa che quando prende la palla in quelle condizioni lì c'è una freccia che è molto avanti rispetto alle altre adesso mi, mi, mi curo l'ala sinistra del Ah no, adesso c'è il cambio Ponti che ha fatto col coso vediamo lì Mezzocorona che riparte Bello, c'è un po' di spazio. Oh. Eccola, prende un po' ah. bassa. È piccola, ah, incredibile. È pi era piccola la giocatrice del mezzocorona, la sovrastava. <ride> e non è riuscita a prenderla perché con la mano alta da, ha dovuto lasciarla. Ma è riuscita ad la... agguantarla, ah, sì. Però... però, dopo, non è riuscita a controllarla perché era sotto pressione da una... con un mismatch fisico molto elevato. Vediamo un po' però l'intento ce l'ha messo, doppio pivot e eh, ci mette Nila. la mano Nila. mano sinistra deviata sopra la traversa, riparte Cassano Barbosu Ponti, e va eh, ma c'è il portiere, attenzione rivale Barbosu, Panion eh. ci ha creduto la palla e il portiere era ribattuta ma bassa ha preso barbono. la palla proprio col piglio di andare a tirare sì, l'aveva la, già vista mentre. ha visto che era, il difensore era in difficoltà per recuperare la posizione ha detto lo punto se male che vada do, servo all'ala il difensore non è riuscito a rialzarsi <ride> allora ha detto allora vada nello spazio tutto facile ma lei l'ha fatto in un decimo di secondo, facile a dirsi ma non è così facile a farlo 11 pari, bella partita cambio di direzione, eh sì eh, l'ala è uscita arrivederci, bello spazio eh, sì d'altronde è così la difesa quando, quando il centrale attacca l'ultimo sulla diagonale va a difendere sul terzino Cambio di Michela adesso no non era la Barbosu ancora cambia brutto passaggio da eh, lì, gli ha tirato eh, sì, giù il braccio il difensore sì, ma perché è stata anche contrastata al momento del passaggio quindi ovviamente il Cassano adesso deve un po' cominciare con io preferirei una bella scalata di partenza perché è da fermi non si riesce a fare niente. Esce Pivot. Adesso vediamo che tra un po' riparte. Prepara il tiro. Oh, la massa è là. Era, uno, male schema, era uno schema. Era, sì, uno era per lanciare Eva ma ha preso il palo. E quindi nulla di che. Ma era lo schema eh, sì. di passaggio all'ala che però doveva andare. Beh. Buttata giù Montoli. Due minuti a rigore. Du e rigore. Due minuti e... minuti e... Penal. Sì perché... Eva Brogi è riuscita a infilarsi nel famoso spazio tra il secondo e il terzo di destra della difesa della mezzo corona. a quel punto lì il difensore ha potuto solamente prendere le braccia con fallo grave, con giocatrice già, già predisposta al tiro e quindi è due minuti di rigore quello che un allenatore vorrebbe sempre. Vagozzi a tentare di fare il gol numero 12 per i Cassano. Vediamo. Para molto bene il portiere del mezzocorona, lo sappiamo, eh, ma... ma Lagozzi riesce a mettere il gol del pareggio. Manca due minuti alla fine, 12 pare, partita molto equilibrata. Direi di sì, insomma, c'è stato sì. l'avvio più importante da parte del mezzocorona, poi è stato un continuo su e giù sì, da entrambe le Sì, È stato, esatto. Sotto il Cassano, sopra il Cassano, sotto il Cassano e sopra il mezzocorona. Adesso pare. Attenzione ci. C'è forse un po' di pece per terra e lì ricordiamo che quando c'è pece per terra, mentre stai facendo lo scorrimento per andare eh sì, da sì. sinistra a destra, ti si impunta il piede. Va bene avere grip, ma ah, esatto. tutte le cose l'eccesso, esatto. eh, poi vai, tu cerchi vai. di scalare a sinistra in quel caso lì. E ovviamente ti si impunta il piede e vai là come una pelle stracchino. 12 pari mezzo corona a parte con il numero 8 a destra. Adesso vediamo 22 doppio pivot. Oops. No, perso! Eh, non ha, non ha sì. aguantato la palla. Sì, non aveva subito con le mani a terra per cercare un po' di forse mani sudate. Montoli ancora pivot. Ponti chiama la posizione di Montoli la vuole in mezzo lì. Ok. Abbiamo la Broggia a destra. Barbo... Ecco che oh, l'hanno visto! Bello. Grande! La, la Montoli con la sua eleganza andando in. Piazza andando in, a fare shopping di alto livello. Bello, trovato una palla. Traversa. Sì, ma era visto come ha raccolto la palla. Ah, sì. Era una palla da Beh, Black Friday. Bello. Era da Black Friday. Attenzione. Bello il passaggio, il passaggio ma passaggio. effettivamente l'ha raccolto. L'ha raccolto bene e l'ha messa sullo spigolino della traversa dentro, cioè. Una roba c'è stata una serie di eventi per eccezionali Riattacca a mezzo corona. Tanta gente lì eh, in mezzo. Passi, cioè, passi. Passi, sì. Purtroppo Perché non si sono fatte vedere le compagne. Sì. No, ma lei è andata a mettersi soprattutto il Cassano ha fatto densità sulla minaccia. Brave. Erano tre giocatrici del Cassano sulla portatrice di palla, molto brave. Vabbè, quindi 13 a 12, possibilità di andare a riposo sul più 2. Sì, non esatto. sarebbe male. Eh sì, va Barboso, finta, non riesce a. Montoli, vediamo, partiamo lenti, e ci crede, passaggio, vediamo, la tendiamo, mancano 5 secondi, vai Barboso, vai Barboso, eh sì, eh, l'ho chiamata, l'ho chiamata la Barboso, l'ho chiamata, 14 a 12, su gol finale la Barboso, di chiamata del commentatore. 14-12 Cassano, caro Bragion cosa mi dici? Ma, il, beh, è riuscito il Cassano insomma, a dare... Era tra le, tra le varie opzioni perché è già successo un po' di volte, poteva capitare che fosse anche il mezzo corona in realtà. Sì, assolutamente se, se sì. Se la sono giocata fino adesso su di due, giù di due, pari. Insomma, sì. poteva finire così da entrambe le parti. Sì, Buona, che se ovviamente sarà per Cassano, Cassano che può ripartire con due reti di di. di, di vantaggio. Anche tempo. se insomma in una partita del genere. Si sì, ha visto vabbè. che tre gol tre gol sotto, un attimo. Va bene, quindi va bene. Quindi. Noi andiamo in pausa. pausa e in... ci vediamo a brevissimo. A dopo. Ciao. Buongiorno, siamo qui a, ci, siamo, ci ritroviamo per il secondo tempo della partita di Pallamano Serie 1 femminile tra Cassano e Mezzocorona. Abbiamo visto che il primo tempo è finito 14-12 per il Cassano con uh, partita alternante, 5-2 per il Mezzocorona, poi siamo, sono arrivati meno 1 Cassano più 1. Alla fine il Cassano è riuscito a, nelle fasi finali a portare la partita sul risultato di più 2. Quindi partiamo in questo caso sul 14-12 con il Cassano adesso al terre maglia amaranto, pantaloncini neri e il mezzo corona alla sinistra con maglietta gialla e pantaloncini, uh, pantaloncini blu. Uh, ci siamo dimenticati il primo tempo, recuperiamo ora di indicare chi sono gli arbitri che sono Rim e Plodger che stanno arbitrando questa partita. Quindi vediamo un attimino, adesso abbiamo gli arbitri che sono al tavolo le giocatrici sono schierate e eh, sarà il Cassano che riprende la, la partita perché nel primo tempo ha iniziato il mezzocorona, abbiamo addirittura Montoli, centrocampo con possesso palla, si parte, contano tutti, tutte le verifiche del caso si parte eccoci, eccoci qua, abbiamo Barboso centrale, Michela a destra abbiamo la Ferrazia a sinistra Montoli pivote, le duali del Cassano e quindi uh, mentre il mezzo corona uh, praticamente se non ricordo male è la speculare della, della partenza del primo tempo però con la montoli che adesso c'è da pivot ecco che mi va ah, eh ma ha eh, pestato la riga si sì. sì, la Barboso è andato un po' troppo avanti giocatrice Lalla del Cassano riuscite a arrivarci ha frenato ma col piede ha pestato la riga non riesce a servire la non riesce a servire il pivot e poi subisce il fallo, purtroppo il passaggio era, sì, era in, impreciso, era troppo verso la, la riga dei 6 metri. Riparte in mezzo corona con la possibilità di... Guardate, Michela. Eh sì, sì è, eh, uscita tu, è uscita tutta, tutta la difesa. È uscita. Michela fuori, e l'ala destra che era andata. Anche perché il passaggio non è che fosse particolarmente teso. Sì, era, proprio... era, però ha avuto il tempo di fare quello che voleva. Eh sì, è eh stata sì. brava il portare Cassano perché aveva un chilometro quadro di spazio. Eh sì. La giocatrice in mezzo corona, riparte Cassano con la possibilità di andare sul più 3. Vediamo un attimino: Esce Montoli. Schema di partenza. Scala sul terzino. Arriva a centrare ecco, Bianchi che libera la ala. Eh sì, con brava bel giù. semieret brava bel Tuglia. semieret a destra. Riesce a crearsi spazio al pivot, perde la palla. Michela chi la dà, eh, c'è un chilometro quadro di tempo. Eccola lì. Beh, brava, brava rigore, 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 eh, rigore, vabbè. brava a tornare. Attenzione, Ah ok. Fermano cioè, il tempo, perché è la in aria, però ovviamente. La giocatrice del Cassano ha cambiato portiere, a questo punto è mezzo corona e va Cobianchi al tiro. Vediamo un attimino. Possibilità del più 4 addirittura. Palo, gol. Eh, Autorete del portiere. Tornerete il portiere perché la palla era andata sullo spigolo, è ricaduta sulla. forse polpaccio o la, il tallone beh. del portiere che l'ha Innegabilmente sfortunata. Veramente sfortunata. sfortunata perché ti può ri, ribattere addosso, ma mai così. Beh, insomma, abbiamo fatto più 16-12 per il Cassano. Eh, eh subito 2-0. Eh. Buona. Eh sì. Cambi di direzione. Sì, eh buona l'idea, buona l'idea. Ma prende l'incrocio dei pali, terzino destro del mezzo... Gol. Michela la piede, vede, eh? la vede, vede Montoli ancora mentre passeggiava su a Via Monte Napoleone. Montoli recupera la palla e segna. Suo terzo Beh, gol... Insomma, Montoli è brava a essere già là sì, e ma, brava ma Michela, Michela a girarsi e vederla e lanciargli bene la palla. Montoli era già là perché da... Dopo il Black Friday voleva passare via Monte Napoleone a fare, <ride> fare degli, acquisti. degli acquisti di alto livello. Allora vabbè, gli è tre... arrivata una palla, ha detto, vabbè, già che sono qua. Il, il secondo tempo parte con un 3-0. Sì, 3-0, eh... che fa 5 con il 2 del primo tempo. Ala, ah, non c'è spazio. Eh, scivola, scivola, scivola. Scivola, Strana, scivola no? sì, perché, panche... perché cadendo, scivolando, ha appoggiato la palla per terra. Eh. Quindi era il terzo, era doppia. E la compagna invece fa invasione, quindi niente adesso. c'è un qui pro quo della ah. serie Scarliga Liga. Eh, vediamo che il tempo è fermo. Eh, non, non, no, il no, tempo era fermo, ma si riparte. Sì, sì 3-15, va bene. Cassano addirittura la possibilità di fare più 6, caro Bragion. assolutamente sì. Sfruttando anche qualche imprecisione meno su corona, ma Cassano ha difeso bene. Sistemato il tempo, allora è 17 a 12, 5 sì. reti di vantaggio, di cui 3 procurate secondo, nel tempo. 3 a 0 tempo. parziale al secondo tempo, cambio di direzione. Oh, Finta, peccato, non ha eh visto. sì, va che mi scala sull'ala, no, non c'è spazio. Oh, fallo fallo sull'ala del Cassano, esce la Montoli, ripartiamo da lì, Michela. Barboso centrale, vuole il pivot al centro dove lei vuole penetrare lì, e vedete subito, ecco eh, lo schema era bello eh, eh, sì. cambio direzione sinistra, scarico a destra, la eh, Montoli non, non si era ancora piazzata, convinte, eh. non si era ancora piazzata la Montoli, la, con la mano l'ha seguita la palla ma l'ha accarezzata, eh, in questo non caso però visto mezzo corona poteva fare una bella seconda fase, invece sì, è... sì, no, non sono andate via molto lentamente. vedo eh. che non hanno a parte che le due terzine non sono velocissime, e le non vanno a scheggia però vediamo. Scala l'ala, c'è lo qua. spazio. Eh, è bello. Go, molto bello, sì. 5 a 1, praticamente il primo gol nel secondo tempo della mezzocorona a 4:35. Barboso cambia di direzione. Michela scarica Ferrazzi ancora, brava, eh, brava. brava la giocatrice sì. della mezzocorona sì, che è andata sì, a, ha preso il tempo a intercettare Michela. a. Adesso Barboso chiama schema, vediamo quale dei tanti. Esatto, non è lo schema 12 che sappiamo tutti che ciappa la balla e tira. però. è ah, proprio il 12, no, 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 questo qua è molto più elaborato. Ferrazzi, Michela, va lì c'è spazio, Attenzione. Fondo a blocco regolare del, dell'ala del Cassano, l'arbitro di fondo l'ha vista. Ti ho visto, ha detto l'arbitro, sì, eri lì però io ti curo. Ti ho visto e ti curo. 17 a 13, 5 minuti secondo tempo. Vediamo il Cassano. Ovviamente tanto più è lento l'attacco, tanto più il Cassano è contento, visto che con 4 gol di scarto. Eh sì, in effetti non so, forse un po' di stanchezza. Vediamo. Pinta il tiro. Eh serve il eh, pivot. Bravi, bravi. Eh, va bene che non c'è il due minuti per il Cassano. Inferiorità numerica, mezzo corona, si è fatto male il Pivot. Se il Cassano conta bene. No Ferrazzi, eh, no! Peccato. Alla sinistra libera, c'è un giocatore di, di movimento in meno in cose. È chiaro che tu non l'hai visto. Però è chiaro che il pivot, avendo fatto quel tiro, era rimasto a terra, eravate 6 contro 5 Un po' troppo avventato. Sì, era avventato perché anche con un mezzo giro di palla il pivot non sarebbe ancora rientrato. Queste cose devi stare molto attente quando sei in difesa, devi capire se l'avversario fa qualcosa che lo fa rimanere a terra. Vuol dire che c'è uno in meno che torna. C'è un po' tra Ferrazzi e. Eh, è tenta di recuperare. Giustamente, c'è Ferrazzi e Montoli che si C'è attac... la Ferrazzi soprattutto che con la maglietta oh. grande, va che mi va. No, no, partiamo. Si no. ripensato. Sì, anche perché con 4 gol di vantaggio, con 3. 3 Vai gol, vede, di eh, sì, sì. hanno fatto un 2-0. 2-0, eh. eh. sciacalloni del mezzocorona, va bene. 2-0, quindi con 3 gol di vantaggio, ci si pensa sopra. È Cassano che organizza con Bianchi sì. al centro, Montali va, schema di partenza, scarico a uh, Cobianchi Ferrazzi. C'era un'ora prima lì su quel palo lì, però. Uh, Brava ancora una volta, Mila a recuperare sì, un'altra certo. palla, doppio pivo del Cassano. Ah, Barboso con Lila Ferrazzi non, non aveva più passi, però dobbiamo dire. Eh. No, beh, lì eh, non aveva molte opzioni, è eh. no, un passaggio al sì. tiro. Ah, molto intanto, bene la numero 8 della Mezzocorona molto bene in traslazione a destra. Solo lei sappiamo che è la più pericolosa in mezzocorona. E si rifanno sotto, almeno eh, due. Sì, ragazzo. 3-0 con la numero 8 da Faig Giuliana Daniela. Eh sì, 3-0 per il Mezzocorona siamo ritornati ai due del primo tempo. Sì. 3-0 per Cassano, poi 3-0 per Mezzocorona. Che fa un tre pari. Gozzi! Sì! Quel bellissimo scavalcamento! È andato a impattare sul difensore con semieretta destra. A un certo punto nessuno l'ha seguita. A quel punto ha proseguito la sua traslazione in avanti e ha messo il primo pallo non assolutamente facile perché non aveva più coordinazione e più passi molto bello questo gol bella gesto tecnico della giocatrice del Cassano doppio pivot e mezzo corona e butta la palla a terra guarda dove va c'è un contropiede e per Montoli la solita Montoli che stavolta sbaglia no, stavolta prende la traversa come prima sì però sulla parte piatta la... non sullo spigolo Montoli primo errore Grande passaggio ancora il portiere. È chiaro che come seconda fase andiamo bene noi. Torna un po' poco il mezzocorona. Per essere sempre a Montoli di là mi ricorda un po' quello che faceva la Bianca ai tempi. Eh sì, sì, sì. C'è eh, un chilometro quadro. Oh, Nila. Nila ancora, Ferrazzi che mi vede, la vede, va. Va che brava, va che brava. Un po' di interferenza avevo visto che gliel'avevano fatto. Ma è stata però... brava perché. Ha ricevuto la palla e vabbè, poi è riuscito a trovarsi lo spazio. E poi davanti al portiere la, la, la Ma scagliata. Ma c'era anche la pressione sì, della... evidentemente qualcosa. La pressione modo, giocatrice della Mezzocorona che l'ha disturbata e pensava anche magari di ricevere un fallo grave. E a quel punto lì aveva meno tempo per tirare. 18-15, intanto. Va la Barbosu, va la Barbosu, va va che Michela uh, lascia callone eh, sì. la donna ovunque scarica sul primo palo eludendo il portiere esattamente con un contromovimento in traslata a sinistra lascia la palla dolce sul palo lungo a destra bellissimo gesto tecnico Beh, ci il... parla sull'allenatore dell'allenatrice del mezzo corona il passaggio di, di Bianca sotto pressione è stato qualcosa di incredibile. Assolutamente, sempre testa alta, intanto che veniva pressata, lei guardava le sue giocatrici dove andavano. Quindi ha preso fallo, ma è riuscita a essere coordinata per passare la Super Michela. Bene. Super Michela, che in traslazione a sinistra, come diciamo, ha visto il portiere che andava sul suo palo di destra, ha lasciato la palla dolce e lunga, e a quel punto il portiere non poteva assolutamente più recuperare. Facile a dirsi, assolutamente difficile a farsi. Bel gesto tecnico, abbiamo avuto molto piacere vedere questo gol. 19 15. 19 a 15, allora di nuovo Cassano avanti di 4 dopo averne presi 3, eh, 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 ne aveva dati 3, ne ha presi 3 e adesso su di 4 di nuovo, quindi insomma sembra riuscire in qualche modo a tenere, la partita è lunga però, ma sì. sono i primi 10 minuti del secondo tempo, quindi sì, sì. Eh, mezzo corona potrà ancora avere occasioni. Ma Braggio ma sono già andati via 10 minuti del secondo tempo, sì, mi sembra che secondi. sia 3 minuti che stiamo commentando. Eppure. Un disastro, eh, così la vita così è corta, quando... bravissima. Mi dispiace, la vita è molto soprattutto veloce soprattutto quando commenti la pallamella. Esatto, <ride> te ne accorgi. Va adesso, beh. numero 8, della Meso corona chiama lo schema colpivo. Gli ha detto: Mettiti lì, che te la do. Te, numero vai là. 46. te vai là. Non preoccuparti, che arriva. Numero 46, la Pilati. Marica che adesso riceverà, farà uno schema in modo tale o da facilitare l'entrata del terzino. O da prendere uno scarico, c'è la Montoli che la tiene a distanza di sicurezza e eh, avrà capito. Eh, che... si, sì, ha detto eh. va che si deve vedere. Eh, è... eh, no. Il blocco irregolare del pivot, hai visto. Ma già visto eh, avevo eh? detto adesso il pivot fa il numerello per liberare Terzino, ma l'aveva visto anche l'arbitro. Nulla di fatto per mezzo corona, costretto a tornare in difesa Cassano che ha l'opportunità di riportarsi sul più 5. Sì. Già c'è stato, giusto all'inizio sì. del secondo tempo. Sì, esatto. Vediamo. Quando ha fatto il 3-0, che ha dato 5 gol di differenza. Michela, che mi va. Oh! Oh! oh. Niente, non c'è più. Eh, ma attenzione che va la Barbosu, la tiene diagonale lunga. Brava. Arriva a Rimorchio, attenzione la difesa. Sfondo! No, non viene fischiato nulla, no, però tutto buono, tutto buona buono. per Mila, che ci ha messo il piedone assolutamente. Detto se non dà sfondo, io in ogni caso la paro. Io poi faccio vedo. quello che devo fare. Poi si dopo, vedrà. dopo ci penserà l'arbitro. e i miei ci compagni ragioniamo dopo. E i miei compagni di squadra ci si metterà, ma me intanto quella palla lì la tiro fuori. Mollami 19-15 C'è tra il pubblico qualche ragazzo giovane bambino forse eh, che si scatena. Sì, sì oggi c'è tipo è intercettata la palla. Recupera la terra. Ferrazzi, ha una mano sola, brava, mi va, scarica. Michela, eh, rigore, brava, Michela! Bella tanco lungo del Cassano. Mi andrà la Michela a rigore, caro Bragion. Può essere, prima ci è andato a Gossi. No, va Michela questa volta. Va super Michela. vediamo un po', tutto pronto fischio, Michela senza, e va, sul, e senza, va. Fischio, senza, fischio. senza fresare, senza fare trucciolo, e via e andiamo al 20 a 15 per il Cassano più 5 di nuovo Ma di Allora, nuovo. Eh, quindi non è stato un caso quello di prima, mi sa che qua siamo 39-48 io darei un 12 minuti del secondo tempo bello buono, buone buono da presa bellissimo gesto tecnico l'arbitro era sulla linea la vista mi va la Ferrazzi come un missile perde Michela tra tante maglie gialle ritorna la Barbosu sulla diagonale lascia andare gol del Mezzocorona bellissima bellissima fase di gioco con l'attaccante Mezzocorona che va a scavalca Pallonetto, la palla balla sulla linea di porta, l'arbitro di fondo vede che non è gol, riparte il Cassano, seconda fase, perde la palla, contropiede in mezzo corona e gol, bellissimo fase della partita. Bella intensa, 20 a 16, sì. 20 a 16. Certo. Siamo lì. Bello il passaggio per Gozzi. Sì, che va primo palo, incrocio dei pali e si mette la palla in cassaforte. Ancora più 5 Cassano, ma il super tifo è qua a destra. È qua destra, è qua Adesso, destra dopo sì, guarderò. Sì. Forniti di tamburo e strombette, eh, si e si danno da altro. fare. Senti che rumoraccio! Eh. Bello, Vivo con l'inquadro, attenzione, rigore, eh, spinta, sì. difesa in area, due minuti magari. No. Ne parliamo con i giocatori a terra per pulire il campo di gioco, che non uh, per evitare che le giocatrici possano scivolare. No, c'era stato ammucchiato come un metro, ma va bene così. Niente, okay. si riprende. Va bene. Tutto pronto. E eh, oh! manina giusta. Vabbè, allora il tiro era. Deboluccio. Un, un, un po' di sufficienza, diciamo. Mm. E cioè, però piazzato, molto piazzato. Nila c'è arrivata, forse perché era lento. Era lento, l'ha deviato sull'incrocio, palla picchiato per terra davanti alla riga e Nila è esultato. E quindi rimane a più 5 Cassano, possibilità. Prima volta più 6. Per la prima volta, ma Ferrazzi adesso parte, Borboso scala, Ferrazzi, Pivo si muove attenzione ripartiamo Montoli, Michela ti riesce brava Michela rigore. che si sì, è certo tiro dai sì. e ormai era passata ormai era passata e, e dovrà, è peccato che lei tira rigore sempre dopo, dopo che è caduta a terra eh sì. ha detto ma fatemi respirare un po' questa volta va Milan ah, la, Giulia l'ha fatta respirare va Milan Giulia finta Trucciolo Panino! <ride> Ha fatto un fiore e gli ha buttato fuori. E gli ha buttato sopra esatto, un po' di cose. Esatto, un po' di cose. E quindi fa niente, succede anche. Era il più 6 del Cassano a metà del, del secondo tempo non era male. Bravissima, rigore, spinta, sì. Stesso mettere il giudizio da una parte e dall'altra. Ci sta però Nila era lì anche lì anche in quella lì era lì eh. non è che era in giro tanto no assolutamente eh. di una reattività incredibile credi è sempre presente sempre sul pezzo, sempre al posto giusto al momento giusto attenzione magari ah, palo palo gol è anche giusto perché è stato sfortunato a mezzo corona nel primo tempo anche giusto che adesso abbia un po' di fortuna 21 17, Mannaggia. siamo sempre lì, più 4, più 5, più 4, più 5, Beh, vediamo. Va bene. Tanto mancano 14 minuti e mezzo al termine. Yes, eh sì. Barboso chiama, dice Ferrazzi, fai così, parti da là. Ha detto il pivo, deve partire tra il primo e secondo, largo a sinistra per chi attacca, va. Arriva lì, vediamo, è. Eh, ci mette la bella parata, beh, allora, era preparata per Gozzi che va sì. bene, ma tanto altro bene. <ride> Il portiere, portiere. anche perché aveva molto poco angolo. Perché lo scopo del pivot era allargare l'angolo al pivot. Peccato fallo, prima no, c'è qualche morto per terra. Vediamo, attenzione. Numero no, 82, no. numero 82 della, che è la Campestrini Annachiara. Evviva, eviva, viva. Bene, parte da centro. E diciamo che è iniziata prima due minuti. La Ferrazzi dice: Io l'ho preso sui nove metri. Sì, però è continuato a ruzzare, intanto che lei era coordinata per il tiro. E quindi fa Ruzic Due minuti, rigore. Ah, Ruzic, eh. Ruzic è un giocatore. giocatore. Vediamo un po': l'arbitro chiama, si dispongono con il tavolo tutto a posto per i due minuti. Vediamo Nila. Eh, fuori. era stanca va fuori o presa? è andato fuori non ah. so se l'ha presa perché ho sentito un rumore però non, ah, adesso portiere del Cassanovo fuori e ci sarà il power play quello che volevo dire la giocatrice che ha tirato il rigore era stata quella che ha subito il fallo era per terra e aveva subito prima un fallo a destra eh, poi il eh. fallo di là e poi tirato il rigore poerina era eh. un po' stanchina era, Avresti suggerito di, sì, di cambiare donna, <ride> di cambiare. Eh, perché dopo quattro anni di marcia uno si gira e fa. Eh, sono un po' stanchino. Sono un po' Gump Abbiamo la Barboso centrale. Mont adesso Michela cambio Barboso. Michela, attenzione, è entrata la eh, Eva. L'idea buona, ma, brava, ma senza va. angolo. Eva a destra. Eh, perde la palla, perde la palla. Si è visto sulla palleggio, ha detto ma dov'è la palla? Ma dov'è la palla? Un attimo fa era qua. Era lì, me la son persa. suggerimento per Lala. Oh, quanti è... pivot che c'era? C'era Lala a Coso eh. e due pivot e mezzo corona. C'era tanto giallo, C'era tanta roba gialla sulla, sui 6 metri. È uno schema di partenza perché quando stava partendo l'azione ha detto ci mettiamo lì. Brava, brava, brava la giocatrice del Cassano e fa tutto il portiere. La giocatrice è mezzocorona ma altrettanto brava portiere del Cassano. E quindi rimane più 4. Nulla di fatto per Mezzocorona. 12 minuti alla fine. Vediamo. tanto si scalda Lisa Ponti. Abbiamo Eva di qua, abbiamo Michela di là. Abbiamo la Barbosu, Montoli centrale. Adesso vediamo che parte la Barbosu. Che ci sarà addirittura a schema lungo dove l'ala andrà a fare il secondo pivot. Ecco il cambio di direzione. Va su Michela, non c'è più spazio. Ripartiamo. Via, adesso abbiamo il centrale. Michela! Oh, eh. La palla non so come ha come fatto. Era tipo ah, Era occhio, sulla push, linea di passaggio la giocatrice sì. Octopus. Va, 2 dovrà tirare. Fallo, fallo sulla Va. Fallo sulla, sulla Oggi Ha preso una tramvata, penso nella pancia. Eh, sì, preso... Ho sentito una botta. No, anche perché la reazione è stata immediata. Oh, ho, non sentito, dà ho sentito, oh. <ride> vediamo cosa decidono gli arbitri. Eva. Non è, penso che faccia anche un po' fatica a respirare. <ride> un attimo, ma quindi da, non lo, da palla Cassano, penso che sia 9 metri. Vedo la Montoli lì, non lo so. Sotto passivo non c'è ammonizione, con, conta ancora il passivo. Avrà un passaggio solo e basta. Eh, dovrà, non so, dovrà tirare. Immagino, eh sì chiaro che far tirare la giocatrice che è stata, che ha subito e siamo lì, eh, si solide, esatto. <ride> e del resto, no eh, ma no, la palla era la sinistra più zoppica, eh sì ma fa male oh stoppone. Grande, eh, stoppone, grande grande va che mi va, sì va che va larga, brava Zanellini sì la Montoli che ha seguito rimorchio a rimarchio sinistra è arrivato dopo la Montoli ma era bella larga, bella di Buona rimorchio c'è Elisa che però fa fatica a stare in piedi, se eh, non riesce beh, a mettere beh. più la gamba sinistra non riesce... No, una mettermi... cosa bella è che nel momento stesso però che ci deve dare, ci dà... Vabbè, perché... <ride> ah è il momento, infatti ha preso con una mano con una sola, mano. E sì, ha recuperato sì. la palla eh. e ha lanciato il contropiede che ha dato il più 5 al Cassano. Eh sì. Eh, devo dire che il tifo quando è il momento... Oh, Molto oh, bene, che tirone. finta bassa a sinistra, c'è la Eva Broggi che ancora sta cercando aria, poverina. Che tirone questo sì, però. Hai visto, hai visto il movimento, poi è scaricato, Michela va, cambio di direzione, rigore giusto, perché si era andata in semierata a sinistra, si era aveva fatto cambio di direzione a destra, poi aveva cambiato spero che non tiri lei perché non arriva neanche guardate non riesce, ah. con la sinistra non riesce neanche a articolarla cioè, poverino però, oh oh oh. ma si dirige eh, verso la panchina met non mette giù il tallone poverino Vikinga. vediamo Miki eh sì tutto semplice per lei e va a riportare su più 5 il Cassano a meno di 10 minuti del primo tempo, della fine del secondo tempo Sembra tenere bene i 5, le 5 reti di vantaggio, però insomma, 10 mi se... minuti se, può succedere di tutto. Sì, ci può. Mi sembra che Eva sia tornata in panchina, però. Cristiano. E dopo un po' ha detto oh, io ci ho provato. <ride> Devo dire <ride> che <ride> ha dato anche contributi in realtà. Assolutamente ha preso in difesa e ha lanciato la seconda fase. è eh, brava, brava, Gozzi! Si sì, si è visto che. Fatto scavalcamento a destra ma la Agostina è riuscita a recuperare, era leggermente avanti dai 6 e ha arretrato, è andato a chiudere lo spazio e lì è arrivata l'attaccante della mezzo corona, sfondamento, bravissima. Si parla il Cassano per il secondo time out, l'allenatore del Cassano, quindi vediamo Salvatore Onelli, Onelli. Che, che ne vuole parlare sopra. a con questo più 5, possibilità di più 6. A uh, meno di 10 minuti alla fine della partita, si può abbastanza gestire con attacco lungo. Sì, diciamo che nel secondo tempo, sicuramente il dominio è stato più sì, del Cassano. Sì. Dunque, dopo l'avvio fulminante del mezzo corona del primo tempo, poi c'è stato un equilibrio continuativo, poi le due reti di vantaggio alla fine del il primo Cassano. tempo. Ottima partenza sì, Cassano, del Cassano 3-0. Poi, pari, 3 poi a 0. Di, nuovo, di nuovo ci sono state 60 alternanza. Poi da lì più 4 più 5 più 4 più 5. Esatto. Questo più o meno è l'andamento della partita. Vediamo, mancano Vediamo. 8 minuti mm. e 42 secondi al termine. Va bene. Possesso palla Cassano con un'importante possibilità, di andare su più 6, che non è male, devo dire. Abbiamo, abbiamo detto Eva in panchina. entra, chi è uscito? Sì, mi sembra esatto, compresa Ferrazzi, Eva Broggi Esatto, abbiamo la Montoli. Abbiamo Ponti centrale adesso, però, se non mi sbaglio, non abbiamo la Baron Barboso, non c'è. No, è Ferrazzi in realtà. Scusa, l'ho confuso. Quindi Eva Broggi in panchina, giustamente. Eva in panchina ma è andata fuori anche Barboso se non sbaglio. Sì. Perché è, è. entrata la ponti centrale. È Ponte, sì. E quindi ha eh, lasciato Michele a destra, Montoles a parte l'ala andrà a fare il secondo pivot. Schema di partenza, va di Crea superiorità. e no, gli ha dato passi o che cosa? però giocatrice Cassano a terra. L'arbitro ha visto colpo che, volto. No, no, la spalla, la spalla, spalla a destra, è anche un po' vicino al collo perché diceva ah. ah. Fo eh sì. Ha detto Fofoco. fofoco. <ride> 23 Cassano, 18 mezzo corona, persa la possibilità di andare su Più 6, soprattutto di fare attacco lungo che non era male. la difesa? Eh, bravo brava, brava brava molto più piccola ma ci ha messo le mani bene chi c'è chi c'è chi c'è eh, la Montoli secondo errore della Montoli Dopo i primi tre presi tutti, ma grande parata Contro, del portiere del mezzocorona. è lanciato millimetricamente. Troppo bello. Ricezione stupenda e poi bravo il portiere. Il portiere del, del mezzocorona. Un chilometro quadrato di libertà, pivot, brava ma ci va no, ancora. Sì. Brava, ci va ancora. Attenzione, attenzione nel ginocchio destro. No, oh, crampo, forse crampo, 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 per fortuna. Avevo visto, pensavo. Sai quando vedi che tieni il ginocchio così dici mannaggia. Poi devo dirti la verità che non aveva fatto un grande movimento da mettere da a, diciamo sollecitare il ginocchio, è stato proprio... però non è molto contenta come lo metto, vedi infatti. Attenzione, riparte. Mezzo corona a meno di 8 minuti. Sotto di 5 Perde la palla. No. La riprende, riparte a mezzo corona Scarica, va, non c'è spazio, grande l'ala oh, Ma ancora, ancora, B, ancora, con questa spaccata sinistra Che bel movimento, eh. la donna giusta al momento giusto oh, Brava, brava la giocatrice del Cassano che va a fare il più sei 24-18 più 6 a ah, 6 minuti abbondanti. Dalla fine, bene. Possiamo dire che il Cassano si riesce almeno a non prendere subito un gol. Eh ma eh. c'ha qualcosa quella palla lì. È la terza volta che l'hanno persa in due minuti. Eh sì, c'è spazio. Chi va, chi va, chi va, chi va. L'ho vista, l'ho vista. L'ho vista. Vai, vai. Sarà a rigore in due minuti. Rigore? No, sarà gol e due minuti, due minuti è numero 8 forse. Gol del Cassano e due minuti numero 8. E che va più sette mezzo, 7... coro mezzo corona andrà con sì, numero 8, due minuti. Più 7, sì. superiorità numerica, insomma ci sono tutte le condizioni per, per, per tentare sì. di portarsi a casa cosa pensate? Esatto, si riprende. Molto bella quella diagonale lì. È entrata nello spazio, poi è stata. Diciamo toccata dalla difensore mezzo mezzocorona. È riuscita a tenere il controllo, a scaricare la palla, a palla, segnare, schiantarsi a terra e fare spellere la... chi aveva fatto fallo su di lei, che è la giocatrice più forte mezzo mezzocorona. Che non è male per il Cassano, ancora momenti. Eh. Prende anche questo, <ride> aveva fatto tutto bene. Anzi, che segnato ma ebbè eh, eh, ma era già fischiato il fallo sul primo contatto eh, ormai non, non è eh sì perché sono in inferiorità numerica anche vedi scarichi eh passi va che mi va no ripartiamo con calma detto Michela la passo qua dietro ah c'era una giocatrice in mezzo corona aspetta un attimo allora che ci penso su eh sono tutti i minuti che servono al Cassano per mettere in sicurezza la partita ovviamente Adesso in attacco in superiorità numerica. Michela, pivot. Montoli, palo ancora. Oh, ma incredibile! Grande, hai visto com'è scivolata, poverina? Ma la Montoli è il terzo, il terzo errore che mi fa. Dai Montoli, su, dai, dai! Ferrazzi, panion! Grande comunque l'ala del Cassano a fare quel cambio. Hai visto la palla che lo vede? Era sì. per terra, stava andando più infinito, si è buttata a terra. No, ma voglio tercettura. dire a, anche a guardare in quella direzione mentre cadi per vedere... Eh no, ha detto... E poi la, la caduta aiutava di più. Eh. Palo ancora! Grande portiere Cassano. La caduta ha accelerato la possibilità di prendere la palla. Prendere la palla. Quindi ha detto per fortuna che sono scivolato Ma chi va, Michela? Po' di spazio, Danimini. golla! Eh sì, 27-18, che bel parziale che ha fatto il Cassano. Da più 6 è andato praticamente più 9 con un 3 0 bestiale. E mm. tutto adesso ovviamente chi è? Ne parla Mezzocorona, ultimo time out, l'allenatrice del Mezzocorona, Giovannini Sonia dirà ragazze, dobbiamo segnare e difendere. Eh, sono 4 minuti al termine, 9 reti per il Cassano eh, sì. che quindi a questo punto si è giudicato il match. Devo dire dopo una, una un, come dire, una partita abbastanza equilibrata. Do sì. dopo l'inizio del secondo tempo effettivamente Cassano è sempre rimasto sopra sì, è sempre avanti. La partita eh. si è distanziata quando ha fatto il 3-0 il Cassano, Mezzocorona ha fatto il 3 pari con un parziale di 3-0 da lì Cassano, boom. È partito e andato addirittura. Aveva un più 2, adesso un più 9. Quindi ha fatto in questo parziale, ha fatto 7 gol. E quindi è logico che a quel punto in mezzo corona non riuscì, non riuscì, più a rientrare. Vediamo. Insomma, eh, se finisce comunque più o meno così sono eh, vittoria sia per la femminile che per la maschile. Caro Cassio. Cosa fatto volta, la maschile? Ha vinto col fondi sciacallone quando è che hanno giocato? oggi tu sei tutto oggi madonna. pomeriggio oggi pomeriggio siamo ma pronti per quanto riprendere quanto ha vinto? di, to, di un todba, di potere. ma non di tanto perché però realtà... quello che conta eh sì quello che conta quindi la maschile ha già vinto la femminile sta per sta mancano per se lì, mancano 4 minuti, meno di 4 minuti alla fine, tratto il numero 27 e mezzo corona, ha fatto un po' di cambi il numero 23, l'allenatrice perché ovviamente sono anche stanche le giocatrici. Serve il pivot, pivot in aria, va a seconda fase, superiore numerica del Cassano, ponti Schia Va Michela, scarica Pivot, Montoli, panino, finalmente la Montoli Ma si ha sblocca. Finta, ha fatto finta di andare a fittare l'elevazione, invece col... eh sì, ha passato, cioè Ha fatto l'elevazione alla Bonzilla. Bello, 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 bello. bello, questo gol là, con il centrale che entra in diagonale. Ovviamente l'ultimo del Cassano che va via più infinito. Scarica sull'ala sull che sale a serie libera, un chilometro quadro, entra e segna. Bella azione in mezzo corona 28-19. quindi siamo 26 siamo 27 quindi 3 minuti dalla fine eccolo lì Ferrazzi, Pannino eh no, non vede neanche fuori. la porta e viene voglia di fare lo schema 12 cioppa la balla e tira oh. l'ha fatta anche la giocatrice di mezzo corona ma ha segnato io non andrei in questa voglia di fare le, gli attacchi così corti eh non ha molto senso eh infatti rigore c'era anche un bel passaggio per Gozzi eh ma una volta che ha visto che era in mezzo ai due difensori ha detto vado in no, a quel, quel punto lì vado in avanti male che mi vada mi da rigore infatti è così oh vado su per Michela solo una giocatrice Cassano sulla ribattuta potrebbe andare la palla e invece no perché Michela segna il gol numero 20, 29. 29 29 a 20 più 9 yes. Cassano che tiene quindi la testa avanti di 9 lunghezze e mancano due minuti scarsi al termine sì, la partita ormai non ha più niente da dire è solo un po' di ricerca di gloria personale riparte mezzo corona eh. brutto passaggio riesce a Tirarlo su, ha ah, cambiato che portiere il Eh sì, c'è Diletta in porta adesso. Diletta che ci mette una mano dopo la ribattuta sul palo. Va via la Montoli. No, Elisa. Eh, Ferrazio eh, ancora Lisa Ponti. Eh, non c'è spazio. ripartiamo. Eh, si riprende il giro di Giusto. palla. Giusto, oh, bisogna fare un po' così almeno. Si, fa, si cerca di fare gol su attacco manovrato. C'è il Cassano alla palla del trentesimo gol, vediamo se riuscirà a, re, a realizzarlo. Michela va, va, entra nello uh, schema, avete visto lo schema? Schemone. Michela trasla, crea spazio tra secondo e terzo, ci entra centrale. Lì, questo è uno schema, se non, mi se non mi sbaglio si chiamava Jack una volta, però sì, possiamo sì, vedere. Questo è il classico Jack. Il classico Jack e quindi... Abbiamo visto un po, di, un po' troppo di schiena di Michela contro il difensore, doveva fare un po' più di spalla perché spazio ma rischiava che l'arbitro fischiasse blocco regolare. Quindi, bravo, così famoso Jack. Eh, rigore, rigore, interferenza dell'ala dell del Cassano con la giocatrice del mezzocorona. Portiere del Cassano per ora lì, eh, non è che era in giro. No, infatti era nel posto giusto. Esatto, 15 secondi alla fine se non chiamano time out, finirà così. E vai! Non sta lì a far tanto trucciolo perché mancava 5 secondi. Riparte il Cassano, ma sarà finita e con un tiro ed è finita così col Cassano che vince 30-21. 30-21 lo andiamo a segnare anche online, 30-21 partita finita, Cassio. Eh, cosa vogliamo dire di questa partita? Vogliamo dire che la partita è finita quando l'abbiamo detto prima perché ha fatto 3-0 Cassano al secondo tempo su un, partendo da più 2, il Mezzo Corona ha recuperato con un 3-pari, da lì è finita la partita perché Mezzo Corona non è più riuscito a stare al passo col Cassano. Quindi stare Forse era l'ottavo minuto del secondo tempo con un grande portiere del Cassano che ha tenuto sotto controllo le avversarie. E quindi, ovviamente, uh, Nila Bertolino che ha parato di tutto e di più e ha dato quella sicurezza alle giocatrici del Cassano che ha portato a portato casa con tranquillità la partita dall'ottavo del secondo tempo. Brave le ragazze del Cassano, molto brave, molto brave. Hanno fatto il loro dovere. Assolutamente, va bene Cassio allora è arrivato il momento di... per noi di salutare, ovviamente ringraziamo il mitico Davide Milan alla telecamera, il grande Cassio... Io a, ringrazio Bragion Cristiano e... e dunque con la consuetudine solita mm. chiudiamo con un buon applauso a tutti, ciao! ciao.